Benvenuti nell'era crudacea. La delicata adolescenza della storia del mondo. Quando persino le specie selvatiche cercavano di capire che cosa fossero. Che cavolo è quello? E qui vagavano le prime famiglie del mondo, a caccia di una vita migliore. Con una sola regola: mangiare o essere mangiati. Grazie al minacciometro scopriremo il livello di minaccia dei crudimali in una scala da oh a... Diamo un'occhiata. Vi presento il gatto della morte. Questa enorme tigre dai denti a sciabola sfoggia i colori di un pappagallo ed è fomentata da un insaziabile appetito per l'amicizia. Questa gentile creatura è sempre pronta a lanciarsi nell'azione ed aiutare la sua famiglia adottiva per qualsiasi cosa, anche quando è difficile da digerire. Meglio che sia tu, miciosauro. È ora di conoscere la foca pollo. Metà pollo, metà foca, urlatrice per intero. Anche se per natura apaticamente docili, la loro velocità e il loro caratterino si potenziano se svegliate crudamente durante il sonno. Scusa! Scusa, 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 scusa! Here comes the new age. Dun, dun, dun. Il bradipo preistorico. È in realtà il bradipo più veloce conosciuto sino ad oggi. Ha una notevole velocità normale. Il metodo principale di autodifesa è il loro rapporto simbiotico con gli esseri umani. Si attaccano a loro. Laccio di sicurezza. E in compenso gli umani hanno qualcosa di carino da sfoggiare. Un momento, ferma! Usi un bradipo come accessorio! Anch'io lo uso come accessorio! Ora qualcosa con un po' più di mordente. Lo squalo di terra. Questo assassino a sangue freddo è un predatore di mare e di terra. Mica vorrei attraversare veramente quel coso! Impedisce spesso alle prime famiglie del mondo di scappare o nuotare. Perché tanto? Se avete intenzione di mangiarci, mangiate prima quello cicciottello! Sono morte. Oh, santo cielo! Here comes the new age. Cercate di non farvela addosso quando vedrete il lupo ragno. Terrificante ibrido di occhi e zampe. La pelliccia permette loro di mimetizzarsi nella foresta artica per tendere imboscate alle prede e proteggere il loro branco. Meglio non entrare stupidamente nella loro tana. Fermi, aspettate! Tieni qui, piccolo! Ma se proprio volete, non è un mio problema. Vado ad accarezzarlo! Pronti all'impatto con lo scimpugnone. Un lontano, e intendo lontano, cugino dei primati che conosciamo oggi. E a proposito di cugini, ci sono molti tipi di scimpugnone, come lo scimpancalcio e l'inquietante scimpazzoide. Che stai facendo? Tanti capoccioni, uno piuttosto dell'altro, soprattutto lo scimpantestate. Brutta storia. Gli scimpugnoni comunicano tramite una lingua complessa basata esclusivamente sulla violenza interpersonale. Conosco bene lo scimpugnese. Cosa dice? Non perdono un colpo. Schiaffeggi tua madre con quella mano? Here comes the new age. L'era crudacea. Un breve momento nel tempo che divenne uno dei capitoli più importanti della nostra evoluzione. Avete visto? Wow. Geniale! Un'era piena di emozioni e avventure. Scendete dalle nuvole! E di creature immensamente sbalorditive che ci portano a una domanda. Che cavolo passava per la testa a madre natura? Come qualcuno sia sopravvissuto? È un mistero per me. Here comes the new age.